Pace e bene a tutti. Oggi, 17 febbraio, ricordiamo la beata Elisabetta Sanna, terziaria francescana. Ascoltiamo la sua vita molto interessante. Elisabetta Sanna nasce a Codrongianus, Sassari, da una famiglia di agiati agricoltori ed era seconda di 9 figli. Il padre fu sindaco del paese e il fratello Antonio Luigi sacerdote. A 3 mesi un'epidemia di vaiolo la rese invalida alle articolazioni. Potrà muovere solo i polsi e le dita. Nonostante le enormi difficoltà, non si sottrasse alle faccende domestiche. Riusciva ad impastare il pane, infornarlo e sfornarlo. A 6 anni ricevette la cresima. A 10 la prima comunione. Il suo desiderio fu quello di farsi suora, ma ricevette ben 3 proposte di matrimonio ed Elisabetta sposerà il 13 settembre del 1807, a 19 anni, Antonio Porcu. Sarà un amore molto forte, dal quale nacquero 7 figli e la loro famiglia diventò un modello per tutto il paese. Educò i figli all'amore per Gesù. Li preparò alla confessione e alla comunione. Non si risparmiava come mamma, moglie e casalinga e non temeva le critiche per la sua fede pubblicamente professata e praticata. A 37 anni morì il marito e rimase vedova con 5 figli da accudire, poiché 2 morirono in giovane età. Non si perse d'animo. Riorganizzò la sua vita, fece voto di castità per non risposarsi più. Con i suoceri avviò i figli più grandi al lavoro dei campi. Sentì forte il desiderio di andare in Terra Santa, ma purtroppo per una serie di situazioni raggiunse via terra Roma, dove Elisabetta diventerà mamma Sanna. A causa di problemi di cuore, Don Vincenzo Pallotti scriverà al fratello di Elisabetta per comunicare che la sorella non sarebbe potuta rientrare presto a casa. Rimarrà a Roma per ben 26 anni. Trovò sistemazione in una soffitta mal ridotta, vicinissima alla Basilica di San Pietro, ed era lì che andava tutti i giorni a pregare. Nobili, poveri, cardinali, popolane, uomini d'affari ed esponenti della curia romana andarono da lei perché si sparse la voce che mamma Sanna leggeva nei cuori, scrutava le coscienze, investigava il futuro ed interpretava il presente alla luce di Dio. Andava nelle case dei più poveri e, anche se paralizzata, aiutava, curava, puliva e donava parole di consolazione. Come ringraziamento, le persone lasciavano offerte e doni in natura. Una parte la conservava per i poveri, l'altra, più cospicua, era destinata alla Pia Casa di Carità, fondata da Don Pallotti, con la sua Società dell'Apostolato Cattolico. Ormai Elisabetta divenne la santa di San Pietro. Morì il 17 febbraio del 1857, nella sua soffitta, consumata dall'artrite e dalle tante penitenze. Santa per acclamazione, iniziò presto il processo di canonizzazione, che per vari problemi si fermerà per 160 anni. Nel 2014 venne dichiarata venerabile. Il riconoscimento di un miracolo la beatificherà nella Basilica della Santissima Trinità di Saccargia a Codrongianus il 17 settembre del 2016. Ecco, quella della beata Elisabetta è una storia di grande umiltà e di sofferenza affrontata sempre voltando pagina nella vita e poi scoprendo qualcosa di più grande e di più bello. Colpita da piccolina, come abbiamo sentito, da questa malattia, pensa che nessuno la vorrà, che nessuno la amerà, tant'è che vuole farsi suora. Invece però riceve 3 proposte di matrimonio, diverrà madre di tanti figli. Poi questo desiderio ardente di andare in Terra Santa a vivere un pellegrinaggio per vedere i luoghi del suo Signore, ma anche questa esperienza le viene negata dalle circostanze ed è costretta a tornare indietro e andrà a Roma. Ma proprio qui a Roma
Lei diventerà una grande scuola di santità, una persona accogliente, sempre in preghiera, sempre disponibile all'ascolto e alla misericordia. Potessimo anche noi nella nostra vita essere sempre così pronti a rialzarci, a rimanere in piedi quando le condizioni della vita non sono quelle che noi desideriamo, quelle che vorremmo, quelle che noi abbiamo scelto per noi stessi. Quindi chiediamo l'intercessione della Beata Elisabetta affinché riesca a portare un po' di coraggio e un po' di fede nella nostra vita quando le cose non vanno come le abbiamo pianificate. Beata Elisabetta, prega per noi.